La nostra città deve vivere nel verde, come sempre è stata, perché non tutti lo sanno, con la campagna, cioè con la terra, si vive di tutto, non deve morire, come già sta facendo. Il verde è ossigeno per la salute umana, tanti animali stanno scomparendo, devono vivere come sempre. Ogni animale che muore, o piccolo o grande, come fosse una vita umana. Perché si butta troppo insetticidi nella campagna? Ci vuole più sicurezza e sorveglianza. La campagna è bella, anche facendo una passeggiata come prima. L'aria era pulita, non si respirava aria inquinata. La terra serve ai contadini per dare da mangiare ai cittadini del suo paese. Purtroppo oggi è necessaria. Non per fabbricare casa, per commercio. Di case ce ne sono abbastanza, vecchie e disabitate nel nostro paese. La campagna produce il pane quotidiano. Pochi anni indietro, i poveri andavano per la campagna a chiedere un pezzo di pane alle massaie per mangiare in giornata. Non tutti lo sanno, ma è vero. Pochi anni indietro si faceva il mercato a Caiazzo, il mercoledì. Tutte le massaie portavano a vendere tutti i prodotti genuini della loro terra. Le uova delle loro galline, mangiavano cannone, frutta della loro terra, polli cresciuti delle loro galline. Le donne di Caiazzo andavano al mercato il mercoledì, compravano tutto, quelli che serviva per tutta la settimana. Costava poco, perché era agricolo e genuino. Per cui si deve dare di nuovo la possibilità ai contadini
di ricominciare come prima. Ogni turista che viene a visitare la nostra città, che Caiazza ci rimanga. La nostra città è come una famiglia. Ogni cittadino la difende e la vuole bene. Che cresce bella, pulita e sana per i loro figli. Thank you.